Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video dedicato alla focaccia. Vi farò vedere un paio di modi per sfruttare l'impasto della focaccia. La rifaccio insieme a voi perché la preparerò per i miei bimbi per cena, ma della farcitura ce ne occuperemo più tardi. Adesso prepariamo l'impasto. Qua ho messo 500-520 grammi di farina zero. Ho preparato 400 ml di acqua, dove ci metto dentro lo zucchero e il lievito. Io utilizzo questo qua di birra fresco, ma va bene anche quello in polvere. Mischio in questa maniera. L'acqua era leggermente tiepida, comunque non ghiacciata. Sale, circa 2 cucchiaini rasi che corrispondono a 10, 12, 14 grammi di sale. In questo caso li ho pesati per voi, sono 12. Vi ricordo che questo è un impasto che si fa solamente con la forchetta, non serve impastatrice, non serve assolutamente niente di niente ed è un impasto che io faccio da 4-5 anni a questa parte e non l'ho mai mollato o cambiato perché mi sono sempre trovata benissimo e i nostri amici, miei e di mio marito ovviamente, ogni volta che vengono da noi vogliono la mia focaccia, quindi vado molto orgogliosa. Adesso versiamo il composto, anche se non si è sciolto del tutto il lievito, non importa, si amalgamerà adesso. E sempre con il cucchiaio sporco che abbiamo utilizzato prima, metto circa 2 cucchiai di olio. Il mio è olio extravergine di oliva. Io per comodità ho preso una spatola, mi trovo meglio, così riesco a prendere bene tutta la farina. Vedete, facendo attenzione di far amalgamare bene tutto, perché sì, non ci si sporca le mani, però facciamo le cose fatte per bene. Poi, visto che io sono in casa ancora tra una mezz'oretta e lo posso fare, farò anche 2 giri di pieghe, di modo da far rafforzare un po' l'impasto, che agli impasti così molto idratati male non gli fa. Ok, deve risultare così, mollissimo, appiccicosissimo. Ora la ciotola la copro semplicemente con un piatto e ci rivediamo dopo. Eccoci, passata anche una quarantina di minuti e l'impasto risulta così. Ora potete andare o con la spatola in questa maniera oppure con la mano un po' unta a fare così. Se potete fategliere queste pieghe perché fanno bene all'impasto. E ora Nanna. Ed eccoci qua dopo un paio di ore e mezzo / 3 di lievitazione in ciotola. Adesso io ho unto una placca da forno classica, però poi voi potete scegliere se fare tante teglie differenti, ve ne verranno un paio grandi. Io per far primo ho fatto un'unica infornata e ho messo sia la parte di pizza che la parte di focaccia insieme, infatti vedrete che poi ci stanno proprio belle precise precise. Faccio adesso delle pieghe delicatamente, di modo da far riprendere un po' ogni singolo panetto, avendo cura di chiuderlo come state vedendo. Nel frattempo sono passati tipo 10 minuti e già l'impasto si è riavuto e ora con le mani di nuovo sporche di olio stendo l'impasto, mi raccomando delicatamente perché comunque è un impasto delicato e si potrebbe rischiare di forarlo, di farci dei buchi. Tra la stesura e la farcitura è passata circa una mezz'oretta, nel frattempo ho rimesso a posto un po' di cose e l'impasto infatti è gonfiato. Adesso io condisco la parte di margherita con la passata di pomodoro, voi potete condire ovviamente a piacimento
questo è libera interpretazione, ecco. La parte di focaccia aggiungo un po' di olio, sale e poi anche la soluzione acqua e olio, perché mi stavo un attimo confondendo, c'era un po' di caos in casa, diciamo che non è stata semplicissima questa ultima parte di video, ma l'abbiamo portata a casa. E poi affondo, facendo questo esercizio di rilassamento, le dita e i polpastrelli nell'impasto. Quando sono arrivata circa a metà cottura aggiungo la mozzarella, ho utilizzato in realtà mozzarella per pizza e anche scamorza, e questo invece è il risultato finale e vi assicuro che è spaziale. Dovete assolutamente provarlo, specie quando non si ha tanto tempo per fare l'impasto mio della pizza. Vi lascio la ricetta della mia pizza ad alta idratazione qua sotto giù nell'info box, così potete andare a guardarla, ma la rifaremo penso prossimamente insieme, perché anche quell'impasto è versatile e gli ho trovato un sacco di usi. Tanta roba, non è vero? Da-dan. Ecco qua la pizza e la focaccia. Ora faccio anche un assaggio in diretta con voi. Dovete provarla, facilissima da fare, unico impasto, doppia soluzione. Like e commenta se il video vi è piaciuto, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video.